Pace a tutti, ci vogliamo alzare in piedi. Benvenuti nella casa del Signore. Vogliamo stasera fare festa alla presenza del nostro Signore. Vogliamo manifestare tutta la nostra gratitudine stasera perché abbiamo tante e tante cose da dire al nostro Signore. Signore Dio, apriamo questo culto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un solo Dio benedetto in eterno. Prima di iniziare a lodare il Signore, ho dei versetti che si trovano in Isaia 58, dal versetto 13 al 14. Se tu trattieni il piede dal violare il sabato, dal fare i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami il Signore, il sabato delizia, il giorno santo dell'Eterno, degno di onore, se lo onori astenendoti dai tuoi viaggi, dallo sbrigare i tuoi affari e dal parlare dei tuoi problemi, allora troverai il tuo diletto nell'Eterno. Ed io ti farò cavalcare sulle alture della terra e ti darò da mangiare l'eredità di Giacobbe tuo padre, poiché la bocca dell'Eterno ha parlato. Amen. Iniziamo a lodare il Signore. Degno è colui che ha vinto la morte, degno
Grazie, Signore. Grazie, Signore. Gloria a te, Signore. Gloria al nome santo del Signore. Grazie, oh Padre Santo. Grazie, Signore, perché stasera siamo ancora qui, Signore. A fare festa, Signore, insieme a te. A glorificare il tuo santo nome, Signore. Ad innalzare il tuo figliolo Gesù. Ad essere ripieni del tuo Santo Spirito, Signore. Oh, che magnifico il tuo nome su tutta la terra. Oh, Padre, tu sei l'eccelso, tu sei l'eterno, tu sei il meraviglioso, tu sei l'ammirabile, tu sei grande, Signore, sei l'onnipotente, colui che ha fatto i cieli e la terra, ed ogni cosa, e che hai soffiato, Signore, sulle nostre narici, Signore, affinché diventassimo un'anima vivente, Signore. Grazie, Signore. Ti vogliamo ringraziare, Signore, per ogni mio fratello, Signore, per ogni mia sorella convenuta qui questa sera, Signore, a ricevere, Signore, le tue benedizioni, Signore, a ricevere la tua parola, Signore, ad essere, Signore, saziata
dalla tua presenza, Signore. Signore Dio, ti vogliamo presentare anche coloro, Signore, che non sono presenti, oh Signore. Voglia tu, Signore, raggiungerli, Signore. Oh Padre Santo, con il tuo Santo Spirito, Signore, benedirli, Signore. Oh Padre, l'opera tua è meravigliosa in ognuno di noi, oh Signore. Grazie, grazie perché hai fatto, Signore, un'opera potente nelle nostre vite, Signore. Non ti conoscevamo, Signore, e camminavamo, Signore, nell'ignoranza, Signore. E tu, Signore, ti sei fatto conoscere, Signore Dio. Sei venuto, Signore, incontro a noi, come il figliol prodigo, Signore, viene verso il Padre. Ti abbiamo chiesto perdono, Signore. E tu ci hai accolti, ci hai abbracciato, ci hai baciato. E ora siamo qui, Signore, riconoscenti nel lodare e nel benedire il tuo santo nome, Signore. Non ci vogliamo dimenticare, Signore, di tutti quelli che soffrono, Signore, dei malati, Signore, degli infermi, degli afflitti, Signore, dei poveri. Signore, tu hai una parola buona per tutti, Signore. Che il tuo Santo Spirito, Signore, che la tua mano, Signore, questa sera possa, Signore, fare un'opera di guarigione. Sì, possa guarire i corpi, Signore, possa guarire le anime, Signore, e chi è afflitto, chi è nel dolore, dare pace, Signore. Ti vogliamo ringraziare, Signore. Ti presentiamo altresì la famiglia pastorale, oh Signore, i servi che tu, Signore, hai messo qui, in questo luogo, per servirti, Signore, per onorarti, oh Signore. Fortificali, Signore, sempre di più, Signore. Che la tua saggezza, Signore, che la tua intelligenza, Signore, li possa ricoprire giorno per giorno, Signore. Ti presentiamo la tua parola, Signore. Fai che sia, Signore, attraverso la bocca del tuo servo, Signore, un canale di benedizione per ognuno di noi, e che ognuno possa comprendere, Signore, lo stato in cui si trova. Ti vogliamo benedire, Signore, ora e per il resto, Signore, di questo servizio. Grazie, Padre, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Thank you.
invincibile, che potente nome è, il nome di Gesù, che potente nome è, il nome di Gesù, che potente nome è, il nome di Gesù. Signore sia lodato. Prima di continuare a cantare, ad aprire i nostri cuori davanti al Signore, desideravo ancora continuare con un'altra porzione della parola di Dio che si trova sempre in Isaia 58, dal versetto 6 fino al 10. Il digiuno di cui mi compiaccio non è forse questo? Che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del giuoco e che si lasciano andare liberi gli oppressi, e che voi rompiate ogni giuoco? Non è forse questo, che tu rompa il tuo pane con chi ha fame, che tu porti a casa tua i poveri senza tetto, che quando vedi un nudo tu lo copra e che non trascuri quelli della tua carne? Allora la tua luce romperà come l'aurora, e la tua guarigione germoglierà prontamente. La tua giustizia ti precederà e la gloria dell'Eterno sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai e l'Eterno ti risponderà. Griderai ed egli dirà: eccomi. Se tu togli di mezzo a te il giuoco, il puntare il dito e il parlare iniquo, se provvedi ai bisogni dell'affamato e sazi l'anima afflitta, allora la tua luce sorgerà nelle tenebre e la tua oscurità sarà come il mezzogiorno. Il Signore sia lodato. Sei chi è pari a te?
Alziamocene in piedi, fratelli, dichiariamo al Signore che siamo Suoi, che apparteniamo a Lui. Alziamo le nostre mani, proclamiamo e diciamo: Signore, io sono Tuo, io sono Tuo, Signore. Lo metto nelle mani Tue, che sono fratelli, io ti appartengo, Signore, perché tu sei il mio Dio, tu sei il mio Redentore, tu sei il mio Salvatore, tu sei colui che ha trasformato la mia vita. Ed io proclamo ed io dichiaro questa sera con forza e con potenza che io sono tuo e che io ti appartengo per ora e per sempre. Dichiariamolo, fratelli, dichiariamolo. Io sono tuo,
Signore, io sono tuo. La mia vita non avrà un senso senza di te. Sono qui. Alleluia. Thank you.
Signore. Alleluia, alleluia. Il Signore è buono, il Signore è buono. Tutto ciò che non va della nostra vita portiamolo ai piedi del Signore. Portiamolo ai piedi della croce. Tutto ciò che non va nella nostra vita mettiamolo ai piedi della croce. Alleluia. Gloria a te, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Santo tu sei, Signore. Anelo conoscerti di più, vivere con te in intimità. E sempre voglio stare insieme a te, la tua gloria contemplare per l'eternità. Voglio solamente adorarti, voglio solamente adorarti. Vengo ai tuoi piedi per donarti il mio cuore. Voglio solamente piacerti, voglio solamente piacerti, per sempre canterò del tuo amor, amor che mi riscattò, che mi lavò, che mi dà vita eterna. Il tuo sangue cammino che mai si chiuderà, sono libero. Anelo conoscerti di più, vivere con te in intimità. Stare insieme a te, la tua gloria contemplare per l'eternità. Voglio solamente adorarti, voglio solamente adorarti. Vengo ai tuoi piedi per donarti il mio cuore. Voglio solamente piacerti, solamente piacerti, per sempre canterò del tuo amor, amor che mi riscattò, che mi lavò, che mi dà vita eterna. Il tuo sangue apre il cammino solamente adorarti, vengo ai tuoi piedi per donarti il mio cuore. Voglio solamente piacerti, voglio solamente piacerti, per sempre canterò del tuo amor. Thank you.
Alleluia. Gloria a te, Signore. Gloria al nome santo del Signore. Vivo, niente mi tratterrà da ciò che hai per me, mi porti in alto tu, io vivo per te, più grande è Cristo in me, del male che c'è qua giù, fede, muovo le montagne, posso tutto con Gesù, lo so, fede, credo veramente, posso fare tutto in Lui, che forza dà. Per questo vivo, niente mi tratterrà da ciò che hai per me, mi porti in alto tu, io vivo per te, più grande è Cristo in me, del male che c'è qua giù. Fede, muovo le montagne, posso tutto con Gesù, lo so. Signore sia lodato, grazie Signore. Adesso invito il nostro pastore Carmelo per la parola. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Gloria a Dio. Signore è buono, fratelli. Signore è buono perché ci provvede sempre di ciò che ci necessita. Lui conosce i nostri cuori, sa quale è il desiderio dell'anima nostra, quale bisogno abbiamo ed Egli ci provvede. E noi vogliamo ringraziarlo con tutto il nostro cuore. Oggi forse più di ogni altro tempo si parla di inquinamento. La terra è inquinata, l'acqua è inquinata, il mare è inquinato. Fra poco anche una parte dell'aria che respiriamo in alcune zone è inquinata e forse arriveremo a camminare con le mascherine o ancora con gli autorespiratori. E di conseguenza ciò che, di cui ci cibiamo, che beviamo, è anch'esso inquinato. E allora è normale che ci si preoccupa di ciò che si mangi, di ciò che si beva, è normale. Ma questa sera la parola di Dio ci dice che c'è qualcos'altro di cui preoccuparsi maggiormente. Gloria sia il nome del Signore. E vogliamo vederlo.
nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 15, con l'aiuto del Signore, questa parola ci rivela ciò che è molto più importante dell'inquinamento atmosferico, dell'inquinamento dei mari, dell'inquinamento che progressivamente stiamo subendo. Leggiamo nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 15, dal versetto 10. Chiamate a sé la folla, disse loro, ascoltate e intendete, non quello che entra nella bocca contamina l'uomo, ma quello che esce dalla bocca che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli si avvicinarono e gli dissero, sai che i farisei quando hanno udito questo discorso ne sono rimasti scandalizzati? Egli rispose loro, ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, tutte e due cadranno in un fosso. Pietro allora gli disse, spiegaci la parabola. E Gesù disse, anche voi siete ancora incapaci di comprendere? Non capite che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è poi espulso nella latrina? Ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze e diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Accomodatevi, fratelli e sorelle, gloria sia al nome del Signore. Alleluia, gloria sia al nome del Signore. Dicevo che c'è qualcosa di molto più importante, come abbiamo visto dalla lettura. Gesù spiega cosa è più importante. Chiamate a sé la folla, abbiamo letto. Gesù chiama la folla. Perché chiama la folla? Perché i farisei in precedenza, e lo possiamo leggere all'inizio del capitolo, avevano detto a Gesù, ma come mai i tuoi discepoli mangiano senza essersi lavati le mani? E si rifacevano a quello che era la prescrizione della legge mosaica riguardo alle norme igieniche. Infatti, fra le tante norme, c'era anche quella di lavarsi le mani prima di mangiare. Come ad esempio c'era quella di, nel momento in cui bisognava fare i propri bisogni, si doveva uscire dal campo, portare con sé una pala, scavare una buca, fare i bisogni e poi ricoprirla. Oppure, dopo aver aver avuto contatti con persone decedute, bisognava purificarsi, lavarsi le mani, esporsi al sole. Erano tutte norme igieniche, benedetto sia il nome del Signore, che oggi noi vediamo la medicina per quanto riguarda lavarsi le mani ha applicato in modo ben congruo, perché ha compreso l'importanza. E vediamo che i farisei fanno un appunto a Gesù riguardo ai discepoli, ma in effetti stanno accusando Gesù stesso, perché sotto sotto, tra le righe, stanno dicendo tu non sei un buon insegnante. E ora Gesù quindi chiama a sé le folle, perché deve dimostrare che è un ottimo insegnante. E Gesù dice, non quello che entra nella bocca, dalla bocca contamina l'uomo, ma è quello che esce dalla bocca che contamina l'uomo. Ecco che questa affermazione non solo stupisce i farisei, ma stupisce anche gli stessi discepoli, perché Gesù sta dicendo che non c'è
contaminazione, sta dicendo che tutti i cibi sono, diciamo, buoni, come meglio lo esprime il Vangelo secondo Marco, il parallelo che c'è di questo passo al capitolo 7. E quindi Gesù sta dicendo che tutti i cibi sono buoni. Tutti i cibi sono buoni perché sono resi tali dalla parola di Dio, dal ringraziamento al Signore. Benedetto sia il nome suo santo. E noi vediamo qui che Gesù vuole fare comprendere qualcosa di molto importante, perché i farisei avevano preso questa norma igienica come una norma morale. Cioè, per loro il mangiare senza lavarsi le mani contaminava l'uomo. Ma Gesù vuole fare comprendere che l'uomo si contamina nell'anima non attraverso qualcosa che è materiale, ma attraverso qualcosa che è spirituale, appunto la parola. La parola che procede dall'intimo di ogni persona, dal cuore, intesa come il centro dell'essere. E Gesù dice, e i suoi discepoli, abbiamo letto al versetto 12, si avvicinarono e gli dissero: sai che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati. Perché sono rimasti scandalizzati? Perché appunto i farisei avevano compreso questa norma igienica come norma morale. E Gesù puntualizza, guardate che i farisei non comprendono la parola di Dio. Essi vogliono, diciamo, ottemperare alle leggi, perché così vogliono dimostrare che sono delle persone che seguono le prescrizioni di Dio, che sono spirituali, ma non lo sono. Sono semplicemente delle persone cieche. Perché? Perché non comprendono la parola di Dio. E dice: sono delle piante che il Padre mio celeste non ha piantato e saranno sradicate. E consiglia ai suoi discepoli: lasciate, perché sono ciechi, guide di ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Questo è un insegnamento anche per noi, fratelli e sorelle, perché chi denigra la parola di Dio, chi contrasta la parola di Dio, chi si scandalizza della parola di Dio, perché in effetti questo facevano i farisei, si scandalizzavano di ciò che Gesù stava dicendo. Ora, chi si scandalizza della parola di Dio, chi la osteggia, è un cieco, è una persona da cui non si può prendere nessun consiglio. E le deduzioni a cui queste persone arrivano sono deduzioni sbagliate. Infatti Gesù le definisce ciechi. Pietro allora gli disse: spiegaci la parabola. L'atteggiamento di Pietro è quello del discepolo che, pur non comprendendo bene il parlare del maestro, però ha un atteggiamento di voler comprendere e dice: spiegaci la parabola. Questo è il giusto atteggiamento di ogni discepolo, di colui che vuole apprendere. E quando non si comprende un passo della Bibbia, un discorso che la parola di Dio ci vuole trasmettere, qual è l'atteggiamento che bisogna avere? L'atteggiamento che ebbe Pietro, non di colui che si scandalizza e dice: vabbè, io lo interpreto in questo modo, è così, e quindi mi faccio guidare dalla mia mente. La parola di Dio dice: non ti appoggiare sul tuo discernimento, ma confida nella parola di Dio, nella rivelazione dello Spirito Santo, benedetto sia il nome del Signore. Pietro si porge come colui che
ha fiducia piena in Gesù, perché sa che da Gesù può venire solo del bene, cosa che invece non avevano i farisei. Perché? Perché anzi accusavano Gesù di non essere un buon maestro. E vediamo che purtroppo ci sono persone che si fanno dirigere dal proprio discernimento. Ora, se questo modo di comportarsi delle persone che non comprendono un passo della scrittura e non cercano l'aiuto di chi il Signore ha preposto come guida di quella comunità, quella chiesa, ma cercano di attuare ciò che è il proprio discernimento, se fosse corretto questo atteggiamento, allora ditemi, per quale motivo in un esercito c'è bisogno di un capitano che coordina quelle che sono le strategie e le azioni? Perché mai il Signore nella Chiesa avrebbe posto i ministeri e i ministri se ognuno potrebbe da se stesso, con le proprie capacità mentali, arrivare a condurre la propria vita? Gloria sia il nome del Signore. Io dico attenzione, purtroppo spesso si commette l'errore di pensare che poiché Cristo ci ha liberati, benedetto sia il nome suo santo, siamo liberi in Cristo Gesù, Cristo ci ha liberati, allora si pensa, poiché sono libero non devo essere sottoposto a nessuna autorità, nessuno deve essere sopra di me. Ma Dio è ordine, e l'ordine implica disciplina. La disciplina vuol dire osservanza delle leggi di Dio. Amen. Gloria sia il nome suo santo. Allora non bisogna fidarsi di quello che è il proprio discernimento, come dice, afferma la scrittura, ma bisogna cercare il consiglio, le leggi, il discernimento dello Spirito Santo, la guida di chi il Dio ha posto come autorità nella Chiesa. Gloria sia il nome del Signore. Ma ritorniamo a quello che è il nostro testo. Gesù dice, parlando ai discepoli, non capite che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre e poi è espulso nella latrina? Gesù sta cercando di far azionare quello che è la logica umana. Allora, quando io introduco qualcosa nel mio organismo, questa viene digerita e poi va via. Non contamina l'essere spirituale. Attenzione, non facciamo confusione. Perché qualcuno potrebbe pensare, posso mangiare la qualsiasi, e allora il mio organismo rimane intatto. Qui Gesù sta ponendo in rilievo quello che è la contaminazione spirituale, perché Gesù vuole fare comprendere che l'uomo si deve interessare di più dell'anima che del corpo. Ci sono altre passi della scrittura dove proprio dice questo: ma perché vi preoccupate di ciò che mangerete, di come vi vestirete, di ciò che sarà il vostro avvenire? Ma Dio non provvede per gli uccelli del cielo che non lavorano? Non riveste l'erba della campagna che oggi c'è e domani non c'è più? E voi non valete più di due passeri? Non valete più dell'erba della campagna? Benedetto sia il nome del Signore. Quello che vuole insegnare alla scrittura è che noi ci dobbiamo preoccupare della nostra anima. Che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e fa perdita dell'anima sua? Porterà le sue ricchezze nell'aldilà, nella vita eterna? Perché c'è la vita eterna. Non facciamoci imbrogliare dal diavolo, fratelli e sorelle, il quale dice: io non ci sono, no, non esisto. È un'invenzione umana. E intanto noi veniamo attaccati. Da chi? Da che cosa? Noi l'abbiamo
lo sperimentiamo, l'abbiamo sperimentato anche ieri nell'evangelizzazione. Attacchi spirituali da parte del nemico che non vuole che si propaghi la parola di Dio. Benedetto sia il nome del Signore. Infatti noi vediamo persone che del Signore, delle leggi di Dio, non gli importa niente. E li vediamo prosperare. E la parola di Dio ci dice, non guardare l'empio che prospera, perché domani, oggi c'è, domani non ci sarà più. Alleluia, gloria sia il nome del Signore. Allora Gesù sta dicendo ai discepoli, non capite che quello che entra nella bocca va nel ventre e poi è espulso nella latrina? Gesù sta dicendo che l'anima non può essere intaccata. E anche l'apostolo Paolo, che è stato istruito per 3 anni nel deserto di Damasco, poi lo spiega a Timoteo, come possiamo leggere nella prima lettera a Timoteo, capitolo 4. Paolo dice a Timoteo, tutto quello che Dio ha creato è buono e nulla è da respingere. Infatti, perché la terra, il cielo e il mare è inquinato? Perché Dio l'ha creato così? No, perché l'uomo l'ha reso tale, per la sua superbia, per l'avarizia, per voler accaparrarsi, per voler avere denaro, per voler avere potere e altro, a scapito degli uomini. Tutto quello che Dio ha creato è buono e nulla è da respingere se usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. E qua noi comprendiamo perché è importante, fratelli e sorelle, che prima di introdurre il cibo nel nostro organismo dobbiamo pregare, dobbiamo ringraziare Dio per quello che ci provvede. Non è un rituale, ma è parola di Dio. Perché così noi che cosa otteniamo? Così noi realizziamo quello che possiamo leggere nel Vangelo di Marco, capitolo 16, versetto 18. Anche se berremo qualche veleno, non ne avremo alcun male. Perché? Perché abbiamo presentato quel cibo, quella bevanda al Signore. E anche se bevessimo qualcosa di mortifero, questo non ci farà male. Gloria sia a nome del Signore. Ci crediamo a questo, fratelli e sorelle? Gloria sia a nome del Signore. Noi dobbiamo vivere per fede e dobbiamo vivere spiritualmente. Nel senso, i piedi sempre a terra, ma la parola di Dio ci deve guidare, perché ci dà gli strumenti per vincere contro le insidie del maligno. Lode sia il suo nome santo di Gesù. Alleluia. Gloria al nome santo di Gesù Cristo, il Signore, che ha vinto l'inferno e la morte. E allora di che cosa bisogna preoccuparsi, dice Gesù? Non del cibo che immettiamo, ma di ciò che esce dalla bocca. Perché ciò che esce dalla bocca viene dal cuore. E quello che esce dalla bocca testimonia, denuncia, fa capire ciò che si ha nel cuore. Il cuore dell'uomo lo possiamo paragonare come un deposito dove si mette continuamente del materiale e poi si tira fuori. E quindi nel momento in cui noi vogliamo capire la persona che ci sta davanti, noi lo possiamo comprendere dal modo di parlare. Dal modo di parlare noi comprendiamo che persona è, perché il parlare riflette ciò che è nel cuore di quella persona. Infatti, in un'altra parte della scrittura, esattamente nel Vangelo di Luca, capitolo 6, Gesù dice, l'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, tira fuori il bene, e l'uomo malvagio, dal malvagio tesoro
del suo cuore tira fuori il male. Gesù mette in evidenza che è il cuore, inteso come il centro spirituale della persona, quello che è soggetto a essere contaminato e quindi deve essere preservato e custodito. Benedetto sia il nome del Signore. Allora, a che cosa si riferisce Gesù quando dice ciò che esce dalla bocca dell'uomo è quello che lo contamina? È chiaro, si riferisce a ciò che è il mezzo per eccellenza di comunicazione. Qual è il mezzo di eccellenza di comunicazione? L'aereo, il telefono, il telegrafo, qualcuno ha detto in un esame scolastico? No, è la parola, è il parlare. Anticamente queste cose tecnologiche non c'erano, ma Dio ha dato all'uomo la parola. L'ha creato, Dio ha creato l'uomo a immagine e somiglianza di Dio. Solo l'uomo parla, fratelli e sorelle. Ah, ma ci sono certi animali. Quelli semplicemente ripetono i versi, ma non connettono, non capiscono quello che stanno dicendo. È come, possiamo dire, un televisore, una radio, che cosa fa? Parla? No, ripete. Un amplificatore, la stessa cosa. Ciò che esce dalla bocca viene dal cuore, gloria sia il nome del Signore. Ed è questo quello che contamina l'uomo. Nel momento che si esprime la parola, perché Gesù sta dicendo quello che esce dall'uomo. In un'altra parte della scrittura, quando gli dissero per quanto riguardava l'adulterio, Gesù stesso affermò: non vi dico chi commette adulterio, ma se qualcuno nella sua mente ha pensato, ha desiderato di appetire una donna, mi spiego per quello che voglio dire, dice già commesso peccato. Ma qua perché dice chi nel momento in cui esce la parola? Perché nel momento in cui si formula la parola, si materializza quello che è il pensiero. Perché prima era occulto, ma nel momento in cui si palesa la parola, ecco che si materializza il pensiero, si manifesta esteriormente ciò che era occulto, viene dichiarata la propria volontà e il proprio stato. Perché, ripeto, noi siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio. E attraverso la parola noi dichiariamo, proclamiamo. Noi sappiamo dalla scrittura che Dio ha dato ai suoi discepoli il potere di legare e di sciogliere. Sì o no? E come possiamo noi legare o sciogliere? Attraverso la parola. Attraverso la parola noi possiamo benedire o maledire. E quindi nel momento in cui benediciamo, sleghiamo, nel momento in cui malediciamo, leghiamo. Ma noi che cosa siamo? Per grazia di Cristo Gesù siamo nuove creature spirituali. Siamo discepoli di Gesù e siamo chiamati solo a benedire. Gloria sia il nome del Signore. E così noi a nostra volta saremo benedetti da Dio. Per questo Dio dice benedite e non maledite. Perché nel momento in cui, fratelli e sorelle, ora vi voglio esprimere un concetto molto importante. Sì, riguarda il patriarca Abramo. Quando Dio parlò ad Abramo e gli disse esci fuori dal tuo parentato, dalla tua terra, eccetera, poi gli disse chi ti benedirà? Io lo benedirò. Chi ti maledirà?
io lo maledirò. Noi siamo progenie di Abramo. Ereditiamo per fede le promesse di Abramo. E allora nel momento in cui qualcuno ci maledice, è maledetto da Dio. Quando invece ci benedicono, il Dio li benedice. Questo il mondo non lo sa, ma noi cristiani lo sappiamo dalla parola di Dio. E quindi dobbiamo fare molta attenzione quando litighiamo, perché può succedere con un fratello. Nei momenti in cui ci rivolgiamo noi aspramente, quel rivolgersi aspramente si rivolgerà su noi stessi. Ritorna a dire, per questo noi dobbiamo sempre benedire, perché così saremo benedetti da Dio. Gloria sia il nome del Signore. Vi siete mai chiesti perché l'uomo spirituale parla in maniera differente dall'uomo carnale? Perché? Perché l'uomo spirituale ha riposto in se stesso la saggezza di Dio. Infatti in Proverbi 10 leggiamo: la bocca del giusto fa fiorire la saggezza. Quale saggezza? La sua saggezza, la saggezza di Dio. In Proverbi 14: la saggezza riposa nel cuore dell'uomo intelligente. E chi è l'uomo intelligente? Colui che osserva le prescrizioni di Dio. In questo sta l'intelligenza. Benedetto sia il nome del Signore. Non è intelligente colui che è capace di costruire e di fare, ma l'intelligenza sta nel fatto di riconoscere che c'è un Dio meraviglioso che ha dato delle prescrizioni e che noi dobbiamo osservarle. Benedetto sia il nome suo santo. Gesù mette in guardia su ciò che esce dalla bocca, perché il nostro parlare, oltre ad essere di contaminazione per noi, è dannoso per gli altri. È dannoso per gli altri. Perché? Qualcuno potrebbe dire. Ricordiamo ciò che Gesù dice nel sermone sul monte che abbiamo spiegato l'altra volta. Tra le altre cose, soprattutto dice: voi siete il sale della terra e la luce del mondo. Per essere sale e luce bisogna anche avere un parlare corretto. Bisogna che il nostro parlare sia irreprensibile, privo di parole offensive. Quindi attenzione quando noi parliamo. E c'è qualcuno che ha detto: prima di parlare collega la tua bocca con la mente. Non è del tutto infondata questa espressione, perché la parola di Dio ci dice che attraverso ciò che noi tiriamo fuori da noi, cioè attraverso il nostro parlare, ecco che questo parlare ci contamina. Ma com'è possibile che ci contamina? E allora, per essere luce e sale, o sale e luce, come dice la Scrittura, noi dobbiamo osservare l'insegnamento di Gesù. Perché se noi ci conformiamo a quello che è il modo di parlare, di esprimersi delle persone del mondo, noi non potremo mai essere discepoli di Gesù, non potremo mai essere dei tralci attaccati alla vite, non potremo mai essere fruttiferi. Ed essere fruttifero non vuol dire fare buone azioni. Qualcuno pensa che portare molto frutto è fare
buone azioni. No, non è quello essere fruttifero, fratelli e sorelle. Forse ti sconvolgo stasera, ma essere fruttifero è permettere che attraverso di te la linfa della parola di Dio, dello Spirito Santo, produca salvezza nelle persone. E quindi come dei tralci che ricevono la linfa, la trasmettono ai frutti. E i frutti sono le persone che vengono alla salvezza. Le persone vengono alla salvezza attraverso quello che è l'esempio della persona, attraverso quello che è l'impegno della persona stessa che si prefigge di pregare per colui o colei che il Signore gli mette davanti. Ed ecco che attraverso quell'impegno di promulgare l'Evangelo, di parlare di Gesù, di pregare per quella persona si converte e quello diventa un frutto. Dice Gesù: io voglio che voi portate molto frutto, non un frutto. Come spesso si dice, quest'anno ci prefiggiamo di portare un'anima a Cristo. No, fratelli e sorelle. Gesù vuole che noi portiamo molto frutto, gloria sia il nome del Signore. Noi dobbiamo permettere alla linfa dello Spirito Santo di attraversare il nostro essere e attraverso quello che è il contatto delle persone con cui noi dialoghiamo, attraverso quello che è l'impegno nostro di preghiera, portare anime alla salvezza. Gloria sia il nome del Signore. Ma che cosa ha a che fare questo con la contaminazione della persona? E sì, perché il parlare è come un metro per comprendere qual è la nostra statura spirituale, il nostro grado di spiritualità. Nel momento in cui, e non dobbiamo pensare a quello che è il nostro parlare quotidiano, nella quotidianità, nella tranquillità, ma nei momenti di tensione, nei momenti che proprio ognuno di noi, come normalmente si dice, tira fuori il peggio di se stesso. Ma noi non dobbiamo avere peggio dentro di noi. Noi non possiamo avere peggio di noi. Noi abbiamo il meglio di noi, che è lo Spirito Santo di Dio, perché noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. E da noi, come disse Pietro e Giovanni, oro e argento non ne ho, ma quello che ho te lo do. Che cosa abbiamo, fratelli e sorelle? Nel nostro cuore deve albergare lo Spirito Santo di Dio. E lo Spirito Santo di Dio, il frutto dello Spirito, della presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, noi sappiamo qual è, quale caratteristiche ha: amore, pace, eccetera, eccetera. E ultimo, autocontrollo. Benedetto sia il nome del Signore. E allora, il nostro parlare manifesta quello che è il nostro grado spirituale. Ciò che esce dalla nostra bocca contamina noi stessi. Ma qualcuno potrebbe dire, se il mio parlare mi contamina, allora è meglio che sto zitto. Non parlo più. Ma non è possibile. Non è possibile. Noi siamo esseri senzienti, siamo stati fatti immagine e somiglianza di Dio e ci esprimiamo con la parola, tranne qualcuno che purtroppo ha un problema fisico e quindi è muto. Come dobbiamo parlare noi cristiani? L'Apostolo Paolo lo dice ai Colossesi: il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale. Gloria sia il nome del Signore. Come noi possiamo evitare
che il nostro cuore sia contaminato. E quindi nel momento in cui noi parliamo, manifestiamo la nostra contaminazione. Non dobbiamo curare, fratelli e sorelle, ma dobbiamo prevenire. Dobbiamo evitare che il nostro cuore si contamini. Come? Attraverso l'istruzione della parola di Dio, il dimorare in preghiera, il ricercare i consigli di chi il Signore ha posto quale conduttore della Chiesa, di cui fai parte, attenzione, il non dare ascolto ai desideri della carne. Queste sono tra le azioni primarie che ci permettono di prevenire la contaminazione del nostro cuore. Non, vabbè, possiamo anche curare, ma dobbiamo soprattutto prevenire. Gloria sia il nome del Signore. Ognuno di noi si deve esaminare, dobbiamo fare un esame introspettivo. E se vediamo che anche in rari casi noi purtroppo tiriamo fuori delle parole che non sono secondo la parola di Dio, allora vuol dire che dobbiamo fare pulizia nel nostro cuore. Dobbiamo permettere allo Spirito Santo di ammaestrarci, di guidarci. Dobbiamo permettere che il frutto dello Spirito Santo si manifesti nella nostra vita. E voglio concludere con un'esortazione contenuta nel libro dei Proverbi, capitolo 4, che dice così: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Benedetto sia il nome del Signore. Il consiglio della parola di Dio questa sera: Gesù ci sta mettendo in guardia che c'è qualcosa di molto più importante della contaminazione che può subire questo corpo, che prima o poi lo dobbiamo lasciare, fratelli e sorelle. Non ci affezioniamo tanto a questo nostro corpo. Il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, ma la nostra meta è il cielo. E allora vogliamo permettere soprattutto allo Spirito Santo di Dio di usarci. Dice un cantico: noi siamo strumenti che tu devi accordare. Amen. Ognuno di noi, fratelli e sorelle, dobbiamo considerarci degli strumenti di cui lo Spirito Santo si serve per la gloria di Dio, per la gloria di Cristo Gesù, affinché il suo regno si propaghi sulla terra. Gloria sia il nome del Signore, perché noi siamo destinati a regnare con Gesù. Gloria sia il nome del Signore. E allora ci dobbiamo mettere nella condizione di essere usati. Dobbiamo, se c'è, attenzione, non dico che deve esserci, se c'è qualcosa che dobbiamo togliere dal nostro cuore, e noi lo possiamo capire dal modo in cui ci esprimiamo, ripensando: ma che cosa ho detto? E allora mettiamo in atto i consigli della parola di Dio. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Amen. Gloria a Dio. Il Signore sia lodato. Grazie, Signore. Grazie per la tua parola. È scritto che la parola è come un martello che rompe il sasso. Dio ci benedica. Thank you.
Grazie, Signore Dio, grazie. Adesso c'è un'unzione da fare. Gloria a Gesù, alleluia. Chi ha deve alleluia, gloria al tuo nome, Signore. La Chiesa che Cristo Gesù ha voluto. Il corpo spirituale di Cristo Gesù. Come Gesù operava quando era presente corporalmente sulla terra, così Gesù continua a operare attraverso il suo corpo spirituale, la Chiesa. Gesù operava i miracoli, Gesù, ed egli continua ad operare i miracoli. Non c'è nulla che sia impossibile a Gesù, poiché nella sua parola è scritto: ogni cosa mi è stata sottoposta, ogni cosa. E ai suoi discepoli Gesù dice: io vi do potestà sui demoni e di guarire ogni malattia. Grazie, Padre nostro che sei nei cieli. Noi siamo tuoi discepoli, Gesù. Noi facciamo nostra la tua parola, Signore, per fede e perché noi sappiamo che tu così hai stabilito. E ti preghiamo per la nostra sorella Daniela, o eterno Dio. È impossibile per l'uomo. È impossibile, ma per fede noi realizziamo ciò che è impossibile per l'uomo. Per l'uomo è impossibile che una gamba corta di una persona che è nata con una gamba corta si possa allungare, ma noi abbiamo assistito a questo, a un miracolo eccezionale. È miracolo perché è fuori da quella che è la quotidianità, ciò che è normale. È impossibile per l'uomo che un cancro svanisca, ma per Dio che comanda tutto è possibile. Benedetto sia il nome del Signore. Per quello che è l'inquinamento della terra, del mare, dell'acqua, noi purtroppo abbiamo le manifestazioni di malattie, di infermità, ma Dio Gesù può resettare e può far ritornare indietro ciò che è progredito. E nel nome di Cristo Gesù io dichiaro regredito ciò che in te si è manifestato e che i medici hanno accertato. Nel nome di Gesù Cristo il Signore, noi riceviamo guarigione. Noi riceviamo guarigione perché tu sei una parte del corpo di Cristo. Benedetto sia il nome del Signore. Alleluia. Daniela, il Signore Gesù ti ama. Alleluia, grazie Padre Celeste. Non possiamo dire che se tu hai fede, perché tu hai fede. Sei qui e hai chiesto l'unzione perché hai fede. Ma noi proclamiamo che la parola di Dio si manifesti nel tuo corpo, nel nome di Cristo Gesù. Ora, ora, che tu senta la guarigione, ora, per la potenza dello Spirito Santo di Dio. Alleluia, gloria a Gesù, gloria a Gesù. È la linfa dello Spirito Santo che attraverso di noi procede su di te nel nome di Cristo Gesù, nel nome di Cristo Gesù, nel nome di Cristo Gesù, sii guarita,
sei guarita. Amen. Alleluia. Grazie Signore. Alleluia. Grazie Gesù. Abbiamo noi imposto le mani, fratelli e sorelle, ma è la Chiesa, è il corpo di Cristo. Se noi ci accordiamo, come dice la Scrittura, quello che voi chiedete vi sarà fatto. E noi ci accordiamo. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Sei guarita nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alleluia. Gloria sia il nome del Signore. Questa è la nostra fede, che Gesù opera, Gesù ristabilisce, Gesù è il Signore. Alleluia. Benedetto sia il nome suo santo. Amen. Alleluia. Gloria a Gesù. C'è qualcun altro che ha chiesto l'unzione? Amen. Gloria a Dio. Benedetto sia il nome del Signore. Amen. Grazie Gesù. Grazie Signore. Restiamo nella posizione in cui siamo e vogliamo cantare con gioia, con giubilo, con forza. Santo, santo, santo. Eleviamo le nostre mani, fratelli. Dichiariamo che Lui è santo. Tre volte santo. Alleluia. Alleluia. Santo, 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 santo è il Signore, Dio potente, degno della gloria, degno dell'onore, degno di ricevere lode. Santo, il Signore sovrano, alleluia, alleluia, gloria a Gesù, alleluia, perché Egli è il Signore, Egli è il Re, Egli è l'Onnipotente Dio, alleluia, grazie Signore, grazie Gesù, grazie Spirito Santo, alleluia, grazie, grazie Signore. Adesso vogliamo ricevere la benedizione del Signore? Amen. Vogliamo alzare le nostre mani? L'amore di Dio Padre, la grazia salvifica del nostro Signore Gesù Cristo, i doni e la consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi e con la sua Chiesa. Amen. 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 Alleluia.